Eccoci di nuovo in studio, questa volta abbiamo un ospite da solo, insomma non è un gruppo, è con noi Federico D'Annunzio. Ciao, ciao Federico, ciao. Benvenuto. Grazie. Che è nato a Porto San Giorgio, a circa 30 metri dal mare, io già per questo ti 30 video. Metri dal mare, sì. Che tristezza, sì. Vero. Non me lo dire. Mamma mia. Vabbè, comunque, fin da giovanissimo inizi a suonare il pianoforte, giusto? Sì. E da ancora comunque giovane, perché nel 91, quindi sì, un bel po' di anni fa, sì, eri ancora un sacco giovane, hai iniziato a suonare in gruppi. Sì, come tastierista. Come tastierista, poi abitando in un posto di mare, ovviamente quando la sera ci si ritrova in spiaggia è un problema portare il pianoforte in spiaggia con gli amici. Quindi voleva broccolare. Esatto. Non si limona senza. Ma chi suona la chitarra difficilmente, infatti, chi suona difficilmente limona. Sempre il solito schema. Limonano gli amici. Infatti io battevo le mani e poi a un certo punto. Esatto, eri più. E quindi sono passato. Tengo tantissimo. Allora, uno dei tuoi pezzi inizia così: mi presento come un vento e dico quello che mi va. Qui ecco, abbiamo una nuvola. O uno ha un problema da litosi. La nuvola, diciamo, qua a fianco a noi. No, comunque. Devi sapere che lui sì, ha, lo sai. La, no, di, no, avevi qualche altro insulto gratuito. Hai una nuvola personale. No, perché io dico che, citando su MySpace il mio profilo, dico che io sono la vera forma delle nuvole. Non te ne eri accorto? No. Non si vede. Lo guardo tutti i giorni, però questa cosa mi è sfuggita. Ti è sfuggita. Torniamo a te, che è meglio. E dicevamo del tuo MySpace, riusciamo a fare una domanda secondo te, Vale, oggi a Federico o no? Cioè, allora, parliamo prima a questo di mi presento, vai, come un vento e dico quello che mi va, a parte la battutaccia. Sì, innanzitutto è un pezzo inedito, cioè non è contenuto nell'album che è uscito l'anno scorso, ma è un pezzo che ho voluto mettere nello space per sondare, così, per vedere un po' le critiche positive o negative. Quindi è un pezzo molto intimo, molto benissimo. Lei un po' di più, però. Esatto, lei non ha neanche capito la domanda. Ah, ecco, quindi proprio. Siamo un po' ancora dietro. Allora è andata malissimo. È andata male, mamma però mia, sai, la musica arricchisce, dà peso alle parole. Dai. No, scherziamo, no, ovviamente. Io sono la vera forma delle nuvole. Lascia fare. Senti, nel tuo MySpace sì, dici che non sei un cantautore, bensì un cantiere precario. Sì, ah, questa battuta e è in una questa battuta. Questa cantina ci stai benissimo, quindi. Perfetto. E una battuta. Qua siamo tutti precari. Siamo tutti cantieri, soprattutto. Ecco. Cantiere nasce da una battuta, visto che scrivo molto, riesco a scrivere molto, perché poi alla fine la scrittura porta alla scrittura, quando inizi non. E quindi mi hanno detto, madonna, non sei un cantante, sei un cantiere. Parliamo di questa cosa, adesso però io volevo vedere un tuo video, tu ci hai portato un video. Dai, giusto? Di sì, quale canzone? Sogni tra i capelli. Che è? Il primo singolo che è uscito circa un anno fa. Girato, dico qualcosa, girato, vedo che mi stai per fare la domanda. No, non era questo, stava per mandare il video, però lo sguardo è sempre interrogativo di Vale, quindi vero, tu seguila come interpreta. È una poesia, Vale, okay. Vale, è una poesia. Dai, allora vediamolo prima, dai, prima vediamo, dai. Sopra i bordi di un vulcano camminiamo in equilibrio senza mai guardare giù. Ed il mondo in cui viviamo è una terra di nessuno che non ci appartiene più. Nati solo per andare, per non farci intrappolare da nessuna ideologia. Navighiamo a vista, persi quanto basta, abbiamo ancora il tempo per fuggire via. Rimaniamo sempre quelli, con i sogni tra i capelli, coi pensieri spettinati e confusi come felici ad incazzati, siamo tutti un po' così. Trasformiamo l'acqua in birra, musica sparata a palla e ogni storia come un film. Siamo una generazione che non trova una ragione per poter cambiare idea. Una cosa è certa, c'è una porta aperta e abbiamo ancora il tempo per fuggire via.
via. Rimaniamo sempre quelli con i sogni tra i capelli, coi pensieri spettinati e confusi come noi, oh, 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 e giudicati all'occorrenza con aria di sufficienza. Federico, complimenti, veramente un bel video. Grazie. Bella atmosfera. Anche i tuoi sandali mi piacevano molto. Visto? Va bene, ognuno grazie. Dice un po' quello che vuole, come sai. Senti, il tuo video è particolare perché? Perché è molto tuo, diciamo. Perché l'ho sceneggiato io. Oh, forse ho toccato il microfono. Ho rotto il microfono. Non è rotto, non è rotto. Ma dove sta il microfono? Lo togliamo dal cascetto. No, nel senso, l'ho sceneggiato io. Però grazie all'aiuto di un bravissimo regista, che è Lorenzo Vignolo, genovese, che insomma ha... Io ho pensato alla location, nel senso ho pensato all'ambientazione, che era la metropolitana, scrivendo di un Genova. Po' la storia del disco. Metropolitana generica. E lui, visto che è di Genova, visto che c'era questa metropolitana nuovissima, che tra l'altro nemmeno molti genovesi conoscono. Ma veramente? Sì. Nemmeno genovesi sanno. Tanti no. Metropolitana. E quindi abbiamo deciso di farla lì. Infatti come ambientazione è molto British, no? Non so se hai visto, molto chiara, molto... È vero. E quindi, ecco. Bene, complimenti davvero. Non hai tantissimi amici, nel MySpace. No, 270. Sono tutti nemici. No, vabbè, adesso non esageravo, però non ti sei impegnato. No, nel senso, sono molto pigro. Nel senso, quando ricevo l'ad, magari accetto e difficilmente ritorno nel suo spazio a dire grazie dell'ad, che è quella cosa che poi ti permette magari di trovare altre persone, eccetera. Purtroppo, mea culpa. Dovresti però hai 23.500 visite, quindi questo sì. Non è male. Sì, quando si fa i live solitamente si ricorda sempre lo spazio, quindi questo porta molte visite. Sì. Zero, beh, anche triste, Leopardi, d'altronde. Poi c'è competizione.